Pacchettone da AliExpress pieno di cosine interessanti. Una parte sono cose elettroniche, ovvero, anzi più precisamente, per imparare l'elettronica, ma intendo proprio andare a saldare i componentini e costruire veri e propri kit elettronici, più qualche altra curiosità che vi farò vedere. Mi sento tipo un ragazzino felice perché è passato Babbo Natale a consegnare i doni. Guardate quante bustine, quante cosine carine. E non sono finite. Adesso sì, cominciamo ad aprire la prima busta. Vediamo che cosa conterrà. Componentini elettronici. Non mi ricordo, andiamo a vedere cosa può essere. Cosa diavolo è? Non mi ricordo più. Ho preso un po' di robe, quindi vediamo dal fogliettino. Non capisco il cinese. Eccolo qua, è il mini robot che segue la luce. Come funziona? Beh, praticamente ha due sensorini per la luce, sono due fotoresistenze. E per camminare, una cosa curiosissima, dovrebbe avere questi due affarini qua che si vedono. Sono due tipo quell'affarino che fa vibrare il telefono. E quindi lui vibrando riesce a orientare e a far camminare il robot. Veramente un progettino curioso. Vediamo il secondo pacchettino. Apriamo la busta. Altro kit elettronico. Cosa sarà mai? Apriamo, vediamo se dalle istruzioni questa volta riusciamo a capire di cosa si tratta. Oh, stavo perdendo un piccolo condensatorino. Istruzioni rigorosamente in lingua a me incomprensibile. È zio! Ecco cos'era la trottola luminosa. Ero incuriosito, penso che questa molla con la forza centrifuga si muova, faccia contatto e faccia lampicciare, faccia fare qualcosa ai LED, in modo che disegni qualcosa con la rotazione. Qua si capisce meglio cosa fa, insomma. Altra busta! Questa è la numero 3. Oh, andiamo a vedere. Questo è più complesso, è qualcosa con tantissimi LED. Non avevo guardato bene il kit, se non l'avrei riconosciuta. La clessidra LED, si capisce da... adesso qua mica tanto, sì, vedete il pezzo sopra della clessidra disegnato? È questo affare qua, vedete, una clessidra a LED. Busta numero 4. Mi sbarluccicano gli occhi come un bambino. Questo è molto interessante. Questo è una figata. Bisturi. Questo qua è un modulino SP32 con display. Ci si possono fare svariate cose. Con questo verranno fuori dei bei video interessanti. Un pacchetto in un pacchetto. Pacchetto con doppia apertura. Un altro kit. Oh, questo è fighissimo. Confezione tra protettrice. Questo è veramente una figata. Vedete, abbiamo un avvolgimento, dei transistor, le alette per raffreddare i transistor, la sua basetta e delle istruzioni. Vediamo per curiosità queste istruzioni. Sono una pincirin. Ok, non ci capisco una mazza, è in cinese anche questa, però è un kit interessante, ve lo devo mostrare. Questo è un mini collettore di Tesla, è una figata. Praticamente da quel collettore, da quel filo tutto attorcigliato, da quella bobina, esce una certa energia che può far accendere dei neon senza neanche che venga toccata, immaginate un po'. E altre cosine curiose. Anche qua ci uscirà un bel video, su questo esperimento. Mi raccomando ragazzi, se il video è di vostro interesse, mettete like e iscrivetevi al canale. A voi non costa niente.
e a me fa molto piacere. Grazie. Altra busta, altro regalo. Andiamo subito ad aprire anche questa. Questo che cosa è? Me lo ricordo, è una specie di V-meter col microfono. Prendete i LED che si accendono a seconda del rumore, della voce, della musica che c'è nell'ambiente. Sì, deve essere proprio lui. Anche qua le istruzioni saranno in cinese, andiamo a vedere. Istruzioni in chiarissimo, per me, cinese. Questa bustina è piccolina, ma pesa più delle altre. Oh, quindi doppia sorpresa. Oh, questo l'ho riconosciuto. Mediante ultrasuoni questo aggeggino farà levitare dei piccoli oggetti. Sì, li fa restare a mezz'aria, sollevati da terra. Fighissimo, anche questo è un progetto strafigo. Oh, stanno finendo le bustine da aprire. Oh. Allora, qua abbiamo un N555, un CD4017, un po' di LED. Giusto, è il dado elettronico! Eccolo qua! Vedete questi LEDini qua in alto? Vediamo se si vede meglio montato, no? Vabbè, insomma, tirando il dado, cioè, ci sarà il tastino da premere. Lui sceglierà un numero casuale tra 1 e 6, come se fosse un dado lanciato sul tavolo, insomma. Sono alla penultima busta. Piano, prima che strappo qualcosa qua. Altro kit pieno. Oh, questo è per i romantici. È un cuoricino a LED. Che questo è curioso perché penso che faccia dei giochi di luce, farà sicuramente qualcosa. È carino, dai, per i romantici, tipo il nerd che vuole regalare una cosa curiosa alla fidanzata, prende questo, lo monta, glielo regala e sicuramente la fidanzata, non posso dirlo, dai, non diciamolo, è brutto da dire in questo video. Ultima busta chiusa. Purtroppo ne aprirei a centinaia, il problema è montare poi tutta la roba, che ci vuole tempo. Ultimo progettino, anche questo è carino, l'ho riconosciuto subito da questo affarino qua. È un trasformatorino, un oscillatore con un trasformatorino ad alta tensione, quindi da due fili che si avvicinano passa la scossa in continuazione. Questo ci servirà per capire il funzionamento dei trasformatori e perché funzionano con corrente alternata e non con quella continua. Lo spacchettamento purtroppo è finito, però abbiamo un sacco di roba su cui fare dei video, su cui smanettare, su cui usare il saldatore. Impareremo da questi pacchettini che ho ricevuto un sacco di cosine belle. Se sei un appassionato di elettronica, mi raccomando, seguimi, che imparerai sicuramente, ti incuriosirai soprattutto su come costruire dei kit elettronici, su come usare il saldatore. Quindi non dico che diventerai un ingegnere elettronico,